Parliamo di farmacie. Allora, lo sciroppo per la tosse, il termometro, guardate che bel termometro, il termometro, tutti quegli strumenti, tutti quei servizi che si possono trovare in una delle tante farmacie della rete italiana delle farmacie. Una rete diffusissima, pensate, esistono farmacie urbane, le farmacie che ci sono nelle città, e quindi farmacie che sono aperte 24 ore su 24, oppure che fanno turni di notte, oppure ci sono le farmacie rurali, quelle nei centri con meno di 3.500 abitanti. Insomma, tutta l'Italia è coperta da questa rete straordinaria di professionisti, i farmacisti appunto, o speziali, perché lavoravano con le spezie, che si adoperano per offrire un primo consulto. La rete dei farmacisti in Italia, infatti, è il primo presidio sanitario che incontra un cittadino. È il luogo dove si può andare con una ricetta del medico per prendere un medicinale oppure per trovare un medicinale da banco con il consulto del farmacista. Allora, tutti quei termini che riguardano appunto il mondo delle farmacie e ciò che ruota attorno alla farmacia stessa, oggi in Lorna Italia Guido Romano, quindi emicrania, mal di testa, dolori mestruali, termometro, medicina, pillola, ricetta e così via. Insomma, di tutto questo ragioneremo, ricordando che le farmacie hanno sempre un simbolo che le identifica ed è la croce verde. Quando vedete una croce verde fuori da un esercizio commerciale, bene, quella è una farmacia e potete andare a colpo sicuro perché troverete dei grandi professionisti. In una farmacia, infatti, oggi raramente si preparano ancora dei medicinali, ma il farmacista non dispensa soltanto il medicinale, ma offre anche tutte quelle informazioni relative alla posologia, oppure tutte quelle informazioni preliminari per sapere se quel farmaco è il farmaco giusto. Il termine farmacia viene da pharmakeia, che vuol dire appunto uso del medicinale, pharmakon. Appunto, farmaco vuol dire medicinale, rimedio, quindi è il luogo dove si può trovare un primo rimedio. E in una farmacia anticamente c'era un laboratorio, che a volte esiste ancora, che è il laboratorio galenico. Pensate, Galeno era un medico che nacque in Asia Minore, oggi in Turchia, a Pergamo, ma che visse la gran parte della sua vita a Roma, intorno al secondo secolo, nella seconda metà del secondo secolo d.C. E quindi da questo grande medico prende il nome del laboratorio. Ancora una volta, una bellissima storia qui a Lorna Italia, Guido Romano. Evviva! Guardiamo assieme tutte quelle frasi e le parole più significative per quando vi doveste trovare in una farmacia. Allora, intanto la prima domanda è: dov'è una farmacia aperta? Dov'è una farmacia aperta? Così che possano indicarvi il luogo dove trovare una farmacia. E ricordate che la farmacia si distingue perché ha una croce verde fuori. Bene? A che ora aprono le farmacie? E vi risponderanno: le farmacie aprono alle. Quindi a che ora aprono le farmacie? Oppure a che ora chiudono le farmacie? La farmacia chiude alle 20 o le farmacie di zona chiudono alle 20. Ci saranno poi delle farmacie aperte 24 ore su 24, eh? Le cosiddette farmacie di turno. Fuori da una farmacia troverete un cartello con indicato il nome delle farmacie aperte 24 ore o aperte la notte, quindi le farmacie di turno, e il loro indirizzo e i numeri di telefono. Dov'è una farmacia aperta 24 ore, appunto? Oppure dov'è una farmacia aperta la notte? Le cosiddette farmacie di turno. Quindi se vi dovesse occorrere un medicinale, bene, non avrete difficoltà a trovarlo, perché ci sarà sempre una farmacia di turno aperta anche la notte. Oppure, dov'è una farmacia aperta i festivi? Allora, i festivi sono appunto i giorni in cui non si lavora, in cui si fa festa, quindi il sabato e la domenica. Quindi, dov'è una farmacia aperta i festivi? C'è molto da aspettare? C'è molto da aspettare? Entrate in una farmacia, vedete una lunga fila, chiedete: c'è molto da aspettare? Chiedete al farmacista. Il farmacista vi risponderà: no, non c'è molto da aspettare, soltanto qualche minuto. Ecco,
ho mal di testa, ho male allo stomaco, ho mal di denti. È uno dei tanti motivi per cui si va da un farmacista, ci si rivolge a un farmacista. Oppure soffro di emicrania, mal di testa, soffro di nevralgia, soffro di mal di schiena. Soffrire, appunto, verbo della terza coniugazione, la radice è soffr, e poi abbiamo ire alla forma infinita, appunto, la forma infinito del verbo, e poi sapete che la coniugazione è io soffro, tu soffri, lui, lei soffre. Noi soffriamo, voi soffrite, loro soffrono. Vorrei qualcosa contro. Vorrei qualcosa contro il mal di testa. Vorrei qualcosa contro il mal di schiena. Vorrei qualcosa contro il mal di stomaco. Il farmacista vi risponderà: prenda questo 2 volte al giorno, 3 volte al giorno, 4 volte al giorno, per 7 giorni, per 5 giorni, per 14 giorni, prima, durante o dopo i pasti. Quindi prima dei pasti, durante i pasti o dopo i pasti. Mi serve la ricetta. La ricetta ve la fa il medico. Ci sono alcuni medicinali, si chiamano medicinali non da banco, quindi medicinali che necessitano, vogliono la ricetta. Non potete chiedervi al farmacista perché il farmacista non ve li darà se non avete la ricetta del medico, del vostro medico oppure di un medico della guardia medica o del pronto soccorso, la ricetta. Infatti, il farmacista vi risponderà: non posso darle questo prodotto, non posso darle questo farmaco, farmaco, abbiamo detto rimedio, senza ricetta. Vediamo alcune delle patologie più comuni per cui ci si rivolge ad una farmacia. Acidità. L'acidità di stomaco, oppure il catarro, quando si è molto raffreddati si ha il catarro che chiude le vie aeree superiori, oppure la congiuntivite, gli occhi rossi o la congiuntivite, che è un'infezione, appunto, oppure i dolori mestruali, per i dolori mestruali si va dal farmacista, o ancora l'emicrania o mal di testa, emicrania, o l'herpes labiale, oppure quando la febbre è molto alta. Per andare a comprare per esempio un termometro o del paracetamolo, che serve per abbassare la febbre, oppure per andare a comprare un saturimero, scusate, un saturimetro che serve per misurare la concentrazione di ossigeno nel sangue. Oppure si va dal farmacista se si ha la gastrite, ancora un disturbo dello stomaco. O se si soffre di mal di auto, si soffre di mal di auto, o se si ha un forte mal di denti o mal di denti, si va dal farmacista. Oppure si va dal farmacista per misurarsi o per farsi misurare la pressione e per valutare se la pressione è alta o bassa. La pressione può essere alta o bassa. Oppure se si ha una forte tosse, una tosse. O se si soffre di vertigini, appunto, soffro di, ho le vertigini, soffro di vertigini. O se si soffre di stitichezza, se si ha difficoltà ad andare in bagno, stitichezza, la stitichezza. Ecco, queste sono le patologie più significative per le quali si può andare in farmacia, rivolgersi a questo presidio, questo primo appuntamento con un professionista della salute in Italia. Evviva!